Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, questi giorni non ho per scelta voluto fare video sul coronavirus. Ne ho fatto uno 3 settimane fa, 2 settimane qualcosa fa, dove vi davo un mio parere sul problema, mettendo anche in gioco alcune informazioni che ero riuscito a prendere da alcuni miei collaboratori in Cina. Come sai, io lavoro quotidianamente con fornitori, con rivenditori, con aziende anche cinesi. Oggi è l'8 marzo. Siamo nel fuoco del contagio in Italia, attenzione, stanno succedendo varie problematiche che comunque ne andremo a vedere dopo. La mascherina perciò solo ed esclusivamente per i contagiati, ripeto, ma se io non so di essere contagiato e vado in giro e partecipo a delle feste di compleanni, degli eventi, delle riunioni o anche stesse in famiglia, a scuola, ragazzi, io ho contagiato tutti senza saperlo. Perciò io già da quel video di qualche settimana fa abbondante avevo invitato tutti di utilizzare la mascherina sempre e tutti, ma non per qualcosa, appunto per evitare complicazioni, per evitare quello che oggi sta succedendo. È sbarcata una nave da crociera a Messina. Nessuno questa nave da crociera l'ha voluta, Messina se l'è dovuta prendere. Se non sbaglio 2500 croceristi sbarcati. Qualche giorno fa barcone lo hanno fatto attraccare a Messina. Ora dal nord tantissimi si stanno spostando al sud, dopo che il governo ha in bozza programmato di chiudere la zona rossa, perciò non permettere più di entrare e di uscire, quello che io avevo detto settimane fa, ma YouTube mi ha censurato, ho pochi iscritti al canale, perciò quello che io dico, come quello che dirò anche, attenzione, in questo video, non lo so chi lo vedrà, ma va bene così. La cosa che mi fa incazzare è la gente che dice: ma io che cosa faccio a casa? Perché io devo starmi a casa? Ma che cosa state dicendo? Non ne vale la pena, qua non arriva nulla, non succede niente, a me non mi tocca, io sono immune. Ragazzi, ma cosa dite? Cioè, io spero che tra i miei iscritti non ci siano persone che la pensino così, ma se ci sono, fidatevi, non è così, non funziona così. Il virus è un organismo che è programmato per natura, per chimica, che c'è chi dice anche che è stato fatto in laboratorio. Questo io non mi espongo più di tanto perché non ho la sfera e non posso sapere cosa fanno in giro per il mondo. Però ti posso dire che il virus, che sia naturale, che sia chimicamente creato, è una macchina da guerra programmata a fare il suo lavoro. Ok? A cosa è formato questo virus? Ad espandersi con facilità. O la natura o un laboratorio è riuscito a fare un virus che salta da persona a persona
senza nessun problema, proprio senza nessun problema. Due, difficile e da combattere, perché sta mettendo in ginocchio non solo la Cina, attenzione, la prima è stata la Cina, perché il fulcro è nato lì, anche se oggi c'è chi dice che il fulcro è l'Italia. Guarda tu. Ora, volete capire che l'unica soluzione a questo problema è stare in casa? Che cosa vi costa? Cioè, la tua vita quanto vale? La vita dei tuoi parenti, della tua famiglia, quanto vale per te? Possibile mai che non riusciamo a capire che questo virus è una macchina da guerra ancora oggi, purtroppo, non semplice da battere? Leggo in giro che ci sono antidoti, o meglio vaccini, potenzialmente funzionanti. C'è chi dice che lo stanno facendo in America, in un altro posto leggo dall'Egitto, in un altro ancora dall'Albania, non mi ricordo quanti luoghi sono stati citati per aver scoperto forse un vaccino a questo virus. Ma nel concreto cosa c'è? Nulla. Non esistono ad oggi vaccini. Quando sento dire e sento ad orecchio gente che viene a dire: ma io devo andare in palestra, ma io devo mandare i miei figli a scuola di ballo, ma io come faccio che ora i miei figli non vanno più a scuola? Oh, ma stiamo scherzando? Cioè, ma forse non ci siamo capiti. Statevi a casa, ragazzi. Io mi sono attrezzato, l'unica che ho trovato è stata questa, eccola qui, questa è una mascherina forse esagerata, forse no, ma c'era solo questa e ho preso questa. E FPFF3, PPF, comunque il codice è quello, diciamo, PPF3, che sono delle mascherine adatte anche per queste problematiche. Eccola qui, doppio filtro, 1-2, pagata 30 euro, che poi comunque la utilizzerò. Passato il problema, la utilizzerò anche in laboratorio, per esempio quando vado a spruzzare, quando andrò a fare per esempio lavori con l'aerografo, con le bombolette, la riciclerò, la riutilizzerò. Però ragazzi, per farvi capire, attrezzatevi per bene, perché ci sono problemi e problemi seri. Ora io volevo fare un giro nel centro città, e allora si prospettano in arrivo tante nuove persone provenienti dal nord. Ieri sera è scattata, diciamo, una crisi panico assurda, migliaia di persone sui treni, ragazzi, senza nessun controllo. Cioè, se uno di quelli, ok, aveva realmente il corona, in quei treni pieni zeppi, persone a 5 centimetri appiccicati viso con viso, senza mascherine, ma voi sapete cosa sono quei treni? Cosa sono diventati quei treni se realmente solo uno di quelle persone era o è infetto? Un bunker, ragazzi. Un bunker, ma non positivo, un bunker negativo. Perciò ora vado a fare un giro. Allora, diciamo che in proporzioni, valutando anche che la giornata non è bella, ci sono 9 gradi, io sto andando verso il centro città, Messina nello specifico. Non è una città piccola, ma è una città grande.
E sono anche passato da alcune zone di periferia e la situazione è sempre similare. Quasi nessuno per le strade, quasi, poche macchine in giro. Andiamo a vedere ora qualche punto focale importante della città. Vediamo se la gente si tutela. Vi ricordo che oggi è domenica, eh? Quello che vedrete nelle strade onestamente lascia esterrefatti. Da un lato sono soddisfatto perché il messinese ha capito in che problema ci stiamo buttando. Questa, ragazzi, è Piazza Duomo di Messina, diciamo che è un punto focale della città di Messina, non solo per i cittadini ma anche per i turisti. Qua solitamente le persone girano, passeggiano, si godono l'aria pulita, però come vedi oggi il nulla. Ragazzi, mi sto avvicinando alla stazione di Messina. Come sono le 16:40, come immaginavo c'è... Ora vi faccio vedere cosa c'è. Guardate sulla mia destra. Ci sono delle squadre che stanno montando delle tende, sicuramente tende che serviranno eventualmente a far entrare dentro
eventuali contagiati provenienti dai treni.